Alle ore 14 vi aspetto live sul mio canale Viola per un nuovo episodio della Charmel Mod, però prima ragazzi, sito di Eniba, numerose offerte, giochi fisici, PC hardware, console, controller, accessori, tutto questo mi raccomando come sempre nel link in descrizione. Super mega galattico recappone. Rovella, 4.300.000 euro dalla Juventus. Colpo da squadra che ha tantissime ambizioni, ambizioni importanti, ambizioni europee. Che ha fatto Rovella in passato? Vediamo. Ha giochicchiato. Ecco, questo è anche un punto interrogativo, perché noi prendiamo un campione, sì, ma un campione che non ha giocato. Quindi tanto campione, diciamo che va un attimino ripreso, gli va data continuità. Secondo me Bergkamp, confermato allenatore del Parma, gli darà spazio. Da mediano, secondo me lui in mezzo, lui alle spalle poi delle due mezzali in mezzo al campo. E a dettare i tempi, a far ripartire, a bloccare poi eventuale ripartenza da parte degli avversari. Su di lui l'interesse anche del Crystal Palace e della Roma, ma sono solamente degli interessi, tra l'altro di prestito, quindi secondo me lui potrebbe tranquillamente venire a firmare per noi. Parametri zero, golosi, fantastici, Dilap, d'utilità, sia centravanti che attaccante esterno sulla fascia sinistra. Presa zero dal City. A zero, dall'altra squadra di Manchester, lo United, Álvaro Hernández. Su di lui poi ci collegheremo con una cessione che non ha portato nulla di buono, cioè che non porterà nulla di buono, porterà poco, poca roba. E stiamo parlando della cessione del mio pupillo Maxi De Kuyper, ma con Fernandez e Gutiérrez, alla fine preferisco stare con loro due e sacrificare De Kuyper. Comunque anche lui preso a zero. La carnevalata, che potrebbe veramente diventare una carnevalata leggendaria, quella legata all'acquisto del Cholito Giovanni Simeone. Presa zero e la valutazione, guardate, è alta. Se dovesse fare un'ottima stagione in A, questo potremmo rivenderlo tranquillamente sui 30-35, forse addirittura 40 milioni. Esagero sì, ma se la stagione di Simeone dovesse veramente essere ad un livello alto, lo si può rivendere a cifre molto molto alte. Fa storcere il naso un po' l'acquisto di Gollini, perché esattamente come per Rovella parliamo di un portiere che non è male, sì molto eccentrico, ma non è male, ma peggio di Rovella, non ha giocato nelle stagioni precedenti. Pochissime presenze, quindi anche lui è una rinascita Parma? Speriamo, speriamo possa davvero essere così. Il primo Nugent ufficiale della nuova carriera era presentato da Rafael Henrique, scommessa, preso a 4 milioni dal Brasile, dal Santos. Scommessa che Bergkamp ha deciso di accettare, di provare, di rischiare, perché l'ha utilizzato subito in Coppa Italia. Non male la sua partita in Coppa Italia, finita prima del previsto per un leggero infortunio, ma comunque il debutto non è stato male. Sicuramente non un fenomeno, ma potrebbe, chissà, magari togliere il posto di Eboa, chissà, magari non costringerci a prendere un'ala destra, unico ruolo dove effettivamente abbiamo qualche dubbio. Non male, non male anche Fabian. Finalmente, a grande richiesta, la richiesta del popolo, l'acquisto voluto dal popolo delle live, della live, Fabian ha preso a quanto? Che non mi ricordo. 5 milioni e mezzo, 5 milioni e mezzo, potevamo prenderlo in prestito, potevamo non comprarlo proprio, ma alla fine una chance, gliela si dà, chance che Bergkamp gliela data in Coppa Italia. Il nuovo Dodò per provenienza, viene dallo Shakhtar, preso dallo Shakhtar, pagato abbastanza, sarà il sostituto di Del Prato. Vedremo chi giocherà, se è capitano Del Prato oppure lui. In Coppa Italia ha giocato Tobias, adesso vedremo in campionato cosa farà. Abbiamo venduto alcuni giocatori, diciamo che cosa, ci abbiamo guadagnato molto sulla cessione di Jensen, 4 milioni e 100 mila euro. La cessione di 3 soldi perché, sincero, in A lui è stata una grandissima delusione. È vero che c'era un altro allenatore, ma l'ho voluto vendere. Di Gregorio, perché alla fine di Gregorio, zitto zitto, ma una leggerissima plusvalenza. Preso 1,6, venduto 3,1. Non male. La cessione di Bonifazi perché non ha mai giocato nemmeno in B. La cessione di Beruato perché volevamo già cederlo da diverse stagioni. La cessione di Circati, il Primavera che non è mai esploso. La cessione di De Kuyper, per come ho detto, è stato un flop enorme, perché potremmo guadagnare veramente poco dal suo reale valore, perché guadagneremo forse nemmeno 1 milione di euro. E poi il prestito secco del talento tedesco in B. Con tante presenze dal primo minuto, abbiamo chiesto la titolarità assoluta, è già cresciuto nella determinazione, insomma questo ragazzo può crescere bene, può fare grandi cose in B con la Sampdoria. Sì, è vero, giusto, mi ero dimenticato anche di segnalare la cessione dei piccoli, che va al Sassuolo, Sassuolo che giocherà la Champions, ceduto sì a 3 milioni, effettivamente lui è il capocannoniere della Serie B, il capocannoniere degli ultimi anni del Parma, perché 28 gol, da tempo che il Parma non vedeva così tanti gol, tutti in una stagione, tutti da un unico giocatore. La valutazione però di piccoli non era esagerata e io alla fine non ho voluto, questa volta l'ho voluto così salutare, perché ho già avuto un'esperienza di piccoli in Serie A, non è andata benissimo, sia quella di piccoli che di tre soldi, alla fine ho detto rivoluzioniamo il reparto offensivo,
si riparte con Simeone, si riparte con Dilap, si riparte con Brenner, si riparte da loro e l'abbiamo dato via. Esatto, Bitta, esatto. E poi inoltre aveva anche la clausola. Mi ricordate giustamente che aveva la clausola? Quella clausola, se non sbaglio, proprio di 2.300.000 euro, forse. E quindi appunto è andato al Sassuolo. Difensori centrali del Parma, perché secondo me è il reparto più debole. Ristov intanto riserva, anche se qui ha giocato dal primo minuto, però io lo vedo in realtà come riserva. Ristov, preso ai tempi, anche all'epoca come riserva per la nostra, ai tempi, difesa 3. Lovato per me invece il titolare, infatti in Coppa Italia è stato titolare, è stato coinvolto. A fianco a Lovato da titolare ci vedo Pirola, qui chiaramente sarà lui il titolare, non Ristov. Pirola veniva da un infortunio, non ha giocato la partita di Coppa Italia, potrebbe chissà giocare dal primo minuto contro il Cagliari in campionato in Serie A. L'altro difensore centrale è Maresic. Maresic però può essere sia DC che mediano, quindi mi aspetto anche qui un coinvolgimento in queste due zone, da mediano o da difensore centrale. Però rimane il reparto più debole secondo me, perché lì dietro potremmo soffrire abbastanza. Siamo una squadra competitiva. Ricordiamo anche quelli che sono gli obiettivi stagionali di questa dirigenza, di questa stagione. Non sono cambiati rispetto all'ultima volta che siamo venuti in Serie A. Sempre quello l'obiettivo. Metà classifica. E cercare di far bene in Coppa Italia. Metà classifica in realtà con questa squadra vorrei puntare fortemente l'Europa. Secondo me ci sono le condizioni per poterlo fare. Chiaro, bisognerà non solo prendere Rovella, ma forse a questo punto prendere anche un nuovo difensore centrale. E poi vedere se rischiarcela tenendo il brasiliano Yeboah sulla fascia destra, oppure se prendere una nuova ala. Budget a disposizione questo, dove chiaramente il monte ingaggi possiamo spostarlo sui trasferimenti e viceversa. E non mancano molti giorni di mercato, ma abbiamo adesso due giornate per testare la squadra, per vedere un po' come ci comportiamo sia col Cagliari che col Sassuolo. Squadra del vero Carnevali, incredibile ma vero, questa squadra giocherà in Champions. Cioè è pazzesco, il lavoro di Dionisi, il lavoro del vero Carnevali hanno poi portato questa squadra alla quinta stagione a giocarsi la Champions League. L'unica cosa che possiamo fare è provare eventualmente adesso a chiedere di migliorare il settore di allenamento. Tanto, ripeto, i soldi ci sono, la proprietà vuole sempre investire. Prima non lo faceva perché non portavamo a casa il risultato, quindi giustamente dicevano perché dobbiamo accettare se tu non porti a casa poi nulla. Adesso invece le cose sono cambiate e speriamo possano accettare. Quinta stagione, la prima di Serie A. Questa volta la prima vittoria non la vogliamo trovare a dicembre. La vogliamo trovare adesso, in casa, contro il Cagliari. Vogliamo trovare subito la salvezza, subito la metà classifica e poi con calma pensare all'Europa. Perché io sinceramente questo Parma lo vorrei vedere la sesta stagione, la prossima in Europa. E attenzione alla prima grande sorpresa, la prima grande novità. E questo però è un segnale che ci lancia il mister. Questo è un segnale. Allora il mister ci lancia un segnale, ovvero quello del voglio un'ala. Altrimenti io ci metto Simeone. Ora l'inseguimento Moleiro, avanza, Zitolo Vumbo, minuto 35... Cambia il cross, Plata 1-0 Cagliari al minuto 35, forse la posizione è regolare. Rete concessa, Gonzalo Plata, l'assist di Sambia, del francese, e Plata che la mette. Prima occasione Cagliari, primo tiro in porta, primo gol. In posizione sicuramente non sua, arriva il cross per Moleiro, il colpo di testa di Moleiro. 2, Brennerone, dialoga con Simeone, avanza il Cioleto. Avanza Cioleto, tiene palla la difende, c'è Del Prato, arriva il cross, Moleiro sponda, Krastev, il pareggio del Parma al minuto 44, Filip Krastev, la sua prima rete in Serie A, 1-1. Adesso lo spagnolo, poi Krastev, 2, il talento, Gutierrez, avanza, non arriva il cross, arriva l'appoggio per Krastev, ecco il cross, Cioleto! Cioleto Simeone si presenta così, la prima giornata in A con la maglia del Parma. 1-0, primo gol 2-1, 3 minuti di recupero, Brenner da 6-7, Gollini, pochi secondi al termine, ultima azione probabilmente, 2, 1-1. Krastev, ricordiamo che in quel centrocampo manca anche la qualità di Rovella, Simeone, intanto il pallone dentro, Moleiro, Conco, poi Simeone, c'è 2, il passaggio per Krastev, che calcia di prima, l'ho vista dentro, ma finisce qui signori, finisce con la vittoria al Tardini per il Parma, la prima di campionato. È andata bene ragazzi, è andata bene, è vero, sì, abbiamo concesso un'occasione, quell'occasione non è stata bene, male, sicuramente bisogna migliorare, però intanto comunque primi 3 punti, prestazione là davanti, davvero molto convincente. Io devo capire una cosa però, il brasiliano Rafael Henrique era nelle condizioni di poter giocare? Forse sì,
Forse in realtà era nella condizione per poter giocare. Questa veramente è una chiamata da parte del nostro mister, a conferma del fatto che noi non abbiamo adesso un'ala di qualità in quella zona di campo, perché non ha voluto schierare Yeboah. Yeboah poi inoltre è scontento. Probabilmente, ragazzi, giocherà Yeboah. Semplicemente il mancato accordo col giocatore non lo porta nemmeno poi a giocare. Appena troveremo una soluzione, sia positiva che negativa, il giocatore tornerà poi effettivamente a giocare. Oh, allora, investimenti. Alla fine hanno accettato il rifacimento delle strutture d'allenamento. E tra l'altro ci impiegheranno anche poco, perché i lavori partiranno il 24 ottobre 26, ma finiranno a dicembre. Entro dicembre, quindi davvero tempo poco più di un mese, abbiamo poi la nuova struttura d'allenamento. Contentissimo, la scelta di mandarlo al Doria, soprattutto per le ottime strutture d'allenamento. E poi una squadra che lo può utilizzare spesso. Qui ha fatto due presenze, una dalla panchina, una dal primo minuto. Però basta che sia protagonista. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Non sarà cresciuto, ma per l'età e tutto, Coppola lo prendi. Allora, Rovella intanto arriva. Nuovo giocatore del Parma, Nicolò Rovella. Derby molto sentito. Favorito il Sassuolo, Sassuolo che giocherà in Champions. Siamo curiosi di vedere appunto il Sassuolo di Carnevali con chi giocherà. Giocherà col Besiktas, Young Boys, Lipsia, Arsenal, Partizan, Real Sociedad, Bayern Monaco, Nizza. Tutto questo perché stiamo parlando del mini campionato di Champions. E al Sassuolo facciamo tanti 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 auguri, perché veramente hanno fatto un lavoro eccezionale. Il Sassuolo di Dionisi, dove tra l'altro noi ritroveremo un nostro ex, dove tra l'altro Bergam sarà felice di ritrovare il suo bomber della passata stagione, ovvero Roberto Piccoli. E anche il suo amore, direi, visto che l'ha preferito anche a Brenner. Questa è la fregatura intanto su Coppola. Libero di, dopo aver trovato, la trattativa salta perché poi il prezzo diventa troppo esagerato. È tutta una sessione estiva di mercato che stiamo seguendo non i Madueke. E uno dice, è impossibile. Figurati se vuole venire a Parma. La verità è che sarebbe anche intenzionato di firmare per il Parma, ma lo stipendio proprio è folle, folle, perché si parla di 12 milioni e mezzo o quasi 17. Ragazzi, cioè a momenti neanche l'Inter, neanche il Milan, neanche la Juve possono permettersi di stipendi del genere, figurarsi appunto il Parma. C'è l'idea del prestito, prestito secco, un anno, non lo si pagherebbe comunque poco perché andreste a tirar fuori quasi 7 milioni, però quei 7 milioni per avere forse, chissà, la certezza di andare in Europa, beh, bisogna osservarlo e non siamo, cioè, io non ho idea di questo ragazzo. 16-22, questo è un fenomeno. Questo è un fenomeno, ma non, come faccio? Arriva un'offerta per Ristov dal Torino. Dal Torino. Il Torino ha fatto un'offerta di 3,7 milioni. Rate 1,8. Potrei anche accettare. Chiedo 3,5,6. Chi non lo so. Siamo a fine mercato. Secondo me il Toro non è più nelle condizioni per spendere tanto. Però possiamo provarci. Immaginavo. Allora, io sono convinto che ancora una volta o vedremo Simeone, ma non vedremo Yeboah in quella zona. Yeboah, finché triste, non giocherà. Quando poi Yeboah o sarà venduto o rinnovo di contratto, allora potrà sicuramente tornare titolare. Questa è una bella sfida contro il Sassuolo, che giocherà in Champions. Sassuolo-Parma. Vediamo se conferma Simeone, Brenner e Molero. Oppure un nuovo cambio nella formazione? No. Ancora Simeone nel ruolo di trova spazi. Oscarsson, Tosvert, 2. Simeone, Rovella. Adesso è Simeone che protegge palla in una, ripeto, in una zona non proprio adatta alle sue caratteristiche, però nella prima partita ha segnato. Io, ripeto, vedrò poi trovare una soluzione con Yeboah, perché Simeone lo voglio assolutamente a centravanti. 2. Rovella, potrebbe anche pensare di calciare. Serve Molero. Attenzione, Molero! Tiro alto. Parma che con questa rosa, per me davvero, può vedere l'Europa. Vitri. Maxi Lopez. Berg. Ancora Vitri, attacca adesso sulla destra. Il terzino che va a servire Oscarsson di testa, mamma mia, sul legno. Però vedete, ripeto, Simeone trova spazi, 7-1. Comunque uno dei migliori della partita. Gollini, minuto 71, Gym City, Frattesi, Vitri. Sbaglia Vitri completamente, Molero ringrazia, ne possiamo approfittare. Molero, dentro l'area c'è Brenner, però vede Simeone. Il controllo pessimo però qui da parte del Ciolito, l'ottimo lavoro da parte di Laurenti, la ripartenza veloce da parte del Sassuolo con Berardi, Torsvert. Adesso problemi, mamma mia, meno male. Gollini, mi raccomando, gestiamo bene. Molero, sponda per 2 che può avanzare. Brenner, c'è Molero, posizione giudicata, regolare. Molero! Alberto Molero! Parma in vantaggio al Mapei, 1-0. Perfetto qui Molero, ancora più bravo 2, ma soprattutto Molero nello staccarsi poi della marcatura, essere solo libero sul filo del fuorigioco, palo interno, gol. Chambers, ottimo intervento, allora di nuovo l'ex Arsenal, il pallone dentro, Lovato che allontana, Simeone che arriva,
E Simeone che sbaglia, un finale horror per il ciolito Simeone. Laurenti è teso, Torsard, e sbaglia ragazzi. Che occasione, un rigore in movimento. Team City, Erlich. Piccoli, oh mamma mia ragazzi, no. No, non come nei film. Laurenti intanto in posizione di fuorigioco, però salva tutto Gollini nonostante la conclusione di Laurenti e nonostante anche l'ingresso di Piccoli. Finisce qui Parma 1, Sassuolo 0, seconda vittoria consecutiva. Oh, questa è un'offerta che ci piace. Bellissima questa per Ristoff, 3 milioni e mezzo, più soldi, potrebbe arrivare a 4. Bene così. Esatto, più che una carnevalata è una pinnamontata. Perché lo si paga esattamente, vabbè, meno di Pinamonti. No, non meno di Pinamonti, potenzialmente quanto Pinamonti. Ma questo non lo farà giocare. Il dubbio c'è. Il dubbio di non vederlo coinvolto c'è, però spero invece che possa... Registralo subito, se cresce diventa forte. È quello. Pensavo meglio. Allora, la valutazione rimane comunque molto alta. Quindi in realtà ci possiamo fare comunque un po' di soldi. Effettivamente però ci aspettavamo qualcosa di più. No ragazzi, non ci credo. Ah ok, non avevamo i fondi necessari. Ma è finito il mercato probabilmente. Sì, manca mezz'ora. Non so se ce la fa. Manca mezz'ora, il giocatore ha preso l'aereo, è saltato. Non abbiamo fatto in tempo. Ai saluti, Calvin Yeboah. Ai saluti, così almeno non abbiamo più giocatori tristi e non dovrebbero esserci problemi poi sulle scelte di formazione. Speriamo. Tardini, Parma-Bologna, Bergkamp. Abbiamo adesso un nuovo problema. La fascia destra. Niente, gioca Simeone, a prescindere da Yeboah. Alla fine Simeone gioca in quella fascia e l'attaccante Brenner. Simeone ala. Simeone trova spazi più che ala. Il ruolo preciso di Simeone è quello. Dietro per Pirola, minuto 35. Però un Parma, ragazzi, che in queste prime partite sta giocando benissimo. 2. Brenner. La conclusione, Brennerone, però forse viziato dalla posizione irregolare. Super Brennerone, 1-0, vantaggio Parma, il Rate dice che è regolare. Vamos, segna anche Brenner finalmente, prima rete stagionale per lui. Quello che ci piace è che veramente riesce a far giocare bene tutta la squadra. Arnau, calcio da angolo, attenzione qui Rovella, Barreto, non è finita. Prende sul secondo palo Somerville, si accentra, carica il destro, la deviazione, il gol. La deviazione, l'autogol, Gutierrez. 1-1. Sfortunato quel Parma. Molto sfortunato. Potrebbe calciare, Rovella. Calcia, ci prova, deviazione, traversa e poi Venuti che allontana. Abbiamo Lovato che intercetta bene, 2 che va a servire Rafael Enrique. Con l'esterno per Mulero, di prima per Brenner. Il movimento perfetto di Brenner. Il fuorigioco però questa volta dell'italo brasiliano. Rovella, corto per Onai, imposta, che palla questa per Brenner, la traversa incredibile da parte di Brenner, che occasione, non l'abbiamo visto coinvolto, siamo adesso nei minuti di recupero dei 4 assegnati dall'arbitro e al Tardini, signori, finisce qui, finisce 1-1, stradominio Parma, avrebbe meritato il Parma sfortunatissimo, mi accontento del punto, mi va bene e sono contento per la prestazione, chiaro, la bocciatura di Ojo pesa, perché non è stato coinvolto, è stato addirittura preferito l'utilizzo di Dario Marzic, quindi alla fine il difensore centrale ha giocato, ma ha giocato Marzic e non Ojo. Vediamo un po' le scelte di Mr. Bergkamp, Simeone, Brenner, 2, Krastev, Rovella, Molero, Gutierrez, Pirola, Lovato, Del Prato, Gollini, ormai questo sembra essere l'11 fisso. Il Pisa di Viverini risponde invece con Moreo, Tramoni e Tramoni, il doppio Tramoni là davanti. Dietro per Gutierrez, ecco lo scambio con Molero, ottimo da Evai, Molero dentro l'area di rigore, c'è Brenner dentro, Gutierrez, c'è Brenner che non trova il gol. Dietro per Pirola, poi Gutierrez, minuto 9, a me piace davvero questo Parma, che da quando è arrivato Bergkamp, oltre che vittorie, oltre che comunque promozione e ritorno in A, ma nelle partite vediamo molte più azioni. Simeone, intanto attenzione dentro l'area, Simeone, cosa si è inventato il ciolito? 1-0 vantaggio Parma al Tardini. Super gol di Giovanni Simeone, 150esimo rete della sua carriera. Mamma mia, festeggia così. E lo segna così. La sua 150esima. Che gol di Simeone. Sì, gol però il voto non è cambiato. È un Parma che forse a differenza delle altre partite, per ora è in vantaggio sì, buono ok, ma la prestazione non convince tantissimo.
Calcio d'angolo, Krastev, vediamo, sentenza, forse 2, segna anche 2, 2-0. E questa volta però il regalo ce lo fa Camarà. Se ci sono cambi non ne ho visti, Krastev, calcio di punizione, direttamente in porta Camarà, attenzione Del Prato sulla ribattuta. E poi alla fine altra deviazione, pur tenendolo in prima squadra. Intanto forse un calcio di rigore per il Parma, con alla battuta di questo rigore Brenner, per la sua seconda rete in questa stagione. Parte Brenner, la trova, 3-0, partita chiusa. Vinicius Tobias è entrato anche sul finale, è entrato anche Ojo sul finale. È entrato anche Ojo. Quindi alla fine un Ojo che comunque entra, viene coinvolto, va bene, va bene, va bene, va bene. Devono giocare. Magari col contagocce tutto, però devono giocare, va benissimo, sono contento. Altra buonissima prestazione. Qui a differenza della partita precedente sono arrivati i gol, è arrivata la vittoria e siamo contenti. Sta andando benissimo. E infortunio per Simeone, questa potrebbe essere occasione per il brasiliano. Ecco, eccoci qua ragazzi, eccoci qua, commentare un infortunio pesantissimo. Cambierà adesso la formazione, cambierà tutto, la tre quarti cambierà perché non avremo Simeone, non avremo Molero. Chi giocherà adesso? Chi prenderà il posto di Molero? Probabilmente lo prenderà Dilap quel posto, il posto di Simeone lo prenderà invece il nuovo talento brasiliano, Rafael Henrique. Unai, attenzione. Unai comunque va bene, è un ruolo che ha già svolto nella passata stagione in Serie B. Sono tranquillissimo. Questa Fiorentina invece non mi fa star sereno perché le ha perse tante. Ha fatto solo un pareggio nelle prime quattro partite. Quindi attenzione anche alla voglia di rivalsa, a parte una Viola che è una rosa comunque che non merita quella posizione in classifica. Pirola, Krastev, Gutierrez. Ed è il Parma che per la prima volta in stagione avrà a che fare con due assenze pesantissime, quella di Simeone e quella di Molero. 2. Del Prato. Corre, avanza, Rafael Henrique, dentro l'area di rigore. Rafael Henrique, alla sua prima da titolare, si presenta così, con un gol straordinario. Il brasiliano con la 21. Mamma mia che gol. Krastev, calcio di punizione per chiuderla. Cercare Brenner, attenzione alla ripartenza con Dani Suarez. E Suarez avanza, Gutierrez però l'ha aspettato, gli ruba palla al momento giusto senza commettere fallo. Allora, nuovamente pericolosi con Unai dentro l'area di rigore. Krastev si ferma, non c'è nessuno. Allora va nuovamente da Unai che potrebbe pensare alla conclusione. Unai nella posizione non sua, non naturale, sostituisce nel migliore dei modi Alberto Molero. 2-0 Parma, a segno Unai. E qui qualcuno dalla chat ci ha azzeccato perché si parlava di Vinicius Tobias da terzino ad ala. Vinicius Tobias utilizzato anche come ala, probabilmente grazie per le sue ottime qualità fisiche. E finisce qui, signori. Finisce qui. Il Parma continua a vincere, il Parma continua a convincere. Probabilmente in pochi sarebbero aspettati un inizio del genere. Io non. Tra l'altro, vedete, con rammarico addirittura di quel pareggio ottenuto col Bologna per autogol di Gutierrez. Se non fosse stato per quell'autogol, saremmo parlando di sole vittorie, di 15 punti su 5 partite, e invece sono meno, ma sono comunque tantissimi punti quelli del Parma. La prossima la vedremo nei prossimi giorni. Godiamoci questo primato, non so quanto durerà, ma siamo primi.